della fraternità universale, della civiltà della misericordia annunciata nel Vangelo. Le viscere di Dio e la sua compassione sono anche le nostre viscere, come se Dio avesse impresso nel profondo dei nostri stessi cuori, nei nostri corpi viventi, il sigillo della sua stessa misericordia, lo stesso sussulto provato. Care amiche, cari amici, ci ritroviamo qui stasera messi di fronte a un evento enorme, a un crinale della storia. La pandemia si è presentata a noi in questi due anni come un appello accorato e lancinante che ci giunge dalla terra tutta, dalle creature violate, dai corpi annientati, i corpi dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri cari. È arrivata la pandemia con tutta la sua terribile potenza ad annunciarci la fine del mondo. Non intendo dire fine nel senso scontato di catastrofe irrimediabile. No! La pandemia ci ha gridato che il mondo delle divisioni tra i popoli, il mondo dei muri, il mondo dei pochi ricchi e delle maree di poveri, il mondo come lo abbiamo conosciuto e costruito nei decenni scorsi, ecco, quel mondo è finito. Ci ha detto la pandemia che se non viviamo assieme, se non gioiamo e non soffriamo assieme, se non ci aiutiamo gli uni con gli altri come sorelle, come fratelli, non c'è futuro. Ci ha spinti in maniera brutale ma salutare a guardarci attorno e a ricominciare dal sentirci e dall'essere fratelli tutti, secondo la profetica intuizione di Papa Francesco. La guerra giunge oggi in questo scenario come un fatto assurdo, come un movimento retrogrado della storia, non l'inizio di un nuovo secolo, ma un ritorno al vecchio secolo, nel Novecento e nelle sue guerre mondiali, nelle sue invasioni, nei suoi conflitti, perché, siamo sinceri, quel secolo non era finito nel 1989. Le sue logiche di contrapposizione, di sfruttamento, le sue guerre terribili e dimenticate, combattute nel sud del mondo, nelle terre dei poveri e dei senza voce, sono state progressivamente amplificate e rese ancora più spietate dalla globalizzazione economica, da un Occidente che ha definitivamente sposato la logica del massimo profitto a qualunque costo, una logica che ha conquistato l'Oriente, che ha conquistato anche i popoli affacciatisi dopo il 1989 sulla scena globale come protagonisti della storia, dalla Cina all'India, alle potenze asiatiche, ai paesi produttori di petrolio. Tutto questo è accaduto in un dinamismo lineare che veniva da lontano e che ha messo insieme il primato demoniaco della finanza, lo sfruttamento senza scrupoli di miliardi di persone, l'irrigidimento politico di regimi sempre più autocratici, sempre più affidati alla forza effimera di un uomo solo, al comando di un Führer, o meglio, di un Werführer, di un seduttore. C'è una relazione intima tra l'oligarchia economica e l'oligarchia politica, tra la crisi delle democrazie come spazi di partecipazione,
discussione, di parola, di dialogo, è la crisi di un mondo squilibrato e ingiusto che schiaccia i popoli africani, i popoli sudamericani, i popoli del lontano oriente, costringendoli spesso a migrazioni epocali. La guerra in Ucraina giunge a noi dunque non come un incidente di percorso, care amiche, cari amici, ma come l'estremo punto di resistenza di un mondo che non vuole finire, di un secolo che non vuole finire. Sei ancora quello di pietra e della fionda, uomo del mio tempo, scriveva il nostro conterraneo Salvatore Quasimodo in una poesia del 1945 sull'assurda ferocia della guerra. I bombardamenti su Kiev ci hanno ricordato i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Le strategie militari ci hanno rimandato ai giorni bui dei conflitti più grandi, all'angoscia che quella terza guerra mondiale di cui ha parlato Papa Francesco, il conflitto finora combattuto a pezzi, nascosta, terribile e strisciante, diventasse esplicita e coinvolgesse di nuovo tutti, anche quell'Europa a lungo risparmiata. Di fronte a questa guerra non possiamo anzitutto non chiedere con tutte le nostre forze che ci sia un cessate il fuoco, che tacciano le armi, che si metta fine a questa invasione insensata, che il popolo dell'Ucraina torni a vivere in pace. Penso ai tanti innocenti morti in questi giorni. Sento lo strazio dei padri rimasti a combattere, che hanno salutato piangendo le loro donne, i loro figli in partenza verso luoghi sicuri. Penso cioè al dolore della guerra e ai segni di umanità, di passione per la verità e la giustizia che non sono mancati in questi giorni. Mi risuonano le sagaci parole di Lev Dodin, un grande regista russo quasi ottantenne. In questi giorni ha scritto: la misericordia, la compassione e l'empatia non sono soggette alla volontà degli stati e dei politici. È impossibile dettare alla gente quando e per chi deve avere paura, quando e per chi deve avere pietà. Attualmente nessuno Stato ha imparato a comandare i sentimenti degli uomini. Lo ha scritto proprio a Putin il 2 marzo scorso. Padre, Figlio e Spirito Santo, misericordioso e grande nell'amore,
fonte di perdono, di comunione e di pace, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, tu sei la vera pace e non ti può accogliere chi semina discordia e medita violenza. Concedi a coloro che promuovono la pace di perseverare nel bene e a coloro che la ostacolano di trovare la guarigione allontanandosi dal male. Per Cristo nostro Signore. E accogliendo l'appello di Papa Francesco, invita tutti noi cristiani, così come ogni donna e ogni uomo di buona volontà, a ripudiare l'atto di guerra. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo per il momento della situazione in Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me, tanta gente nel mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è il Dio della pace e non della guerra, il padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provoca ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni. Davanti no. Ci vedo bene, ciao. Questa è. Non mi ha capito.
perché camminiamo come figli della luce, sulle orme del tuo cammino. Della fraternità universale, della civiltà della misericordia annunciata nel Vangelo. Le viscere di Dio e la sua compassione sono anche le nostre viscere, come se Dio avesse impresso nel profondo dei nostri stessi cuori, nei nostri corpi viventi, il sigillo della sua stessa misericordia, lo stesso sussulto provato. Signore Gesù, Re Celeste, che hai chiamato beati gli operatori di pace in terra e ci hai assicurato che essi saranno chiamati figli di Dio, abbi pietà di noi e ascoltaci.